Bene, io ho qui di fianco a me il presidente di Comilva, Claudio Simeon, e lo ringrazio perché è venuto da lontano, veramente, ci teneva a essere qui presente oggi e ha già dato un grande contributo con la sua presenza questa mattina. La domanda che gli rivolgo, la prima domanda, è legata a che cosa è cambiato nel corso degli anni e anche nel corso degli ultimi mesi. Per Comilva, che cosa è successo in questo periodo? Quindi l'associazione Comilva lotta a fianco dei genitori da più di 20 anni ed è in contatto con molte famiglie che in questi giorni la stanno contattando per chiedere assistenza su come portare avanti l'obiezione vaccinale e su come intraprendere un percorso efficace per tutelare il diritto all'istruzione scolastica dei loro figli. Come sono i genitori di oggi, chiedo, di che cosa ti sembra che abbiano maggiormente bisogno e in che cosa faticano e in che cosa invece rappresentano una risorsa? Allora, intanto grazie, sono molto onorato di questo invito che mi ha fatto Matteo. Sono qui anche a vostra disposizione. Quello che vi dirò adesso ve lo dirò un po' a braccio, mi sono preparato perché queste domande Matteo me le aveva fatte un po' prima, ma è anche l'occasione così per scambiare delle cose fra di noi. Io porto l'esperienza con Milva, ma porto soprattutto l'esperienza oggi di un genitore, quindi l'argomento che ha introdotto Matteo di com'è un genitore oggi, io l'ho vissuto chiaramente sulla mia pelle 25 anni fa. Dopodiché, 3 anni fa, più o meno 3 anni fa, abbiamo visto una svolta, no? Ok, ormai lo sappiamo tutti, abbiamo letto tutti gli articoli, blog, ma dal 2014 si parte con questa controriforma. Prima era una riforma verso la libertà e la consapevolezza. Adesso c'è una controriforma che tende a portarci indietro. La conosciamo, non stiamo qua a perdere tempo oggi, come la stanno vivendo i genitori. Ovviamente ci sono genitori che hanno fatto il percorso di consapevolezza con noi, che avevano già fatto il percorso di obiezione, che ovviamente si sono preparati in tempo a questo e sono preparati a una vera e propria battaglia, perché oggi è una battaglia, come diceva tra le altre cose Matteo prima. Abbiamo situazioni veramente molto diversificate nelle scuole oggi, no? Ci sono insegnanti, ci sono dirigenti che hanno compreso la difficoltà del momento, che non è solo delle famiglie, ma anche loro nel gestire questa legge. Ci sono invece situazioni di chiaramente estremismo, direi, estremismo tra virgolette legale, che poi è un ossimoro in sé, dove dirigenti, insegnanti, eccetera, proprio si contrappongono alle famiglie, chiaramente le famiglie dei bambini non vaccinati, e le trattano in qualche maniera con atteggiamenti che fanno parte di altre epoche storiche. Quindi, le esclusioni dalla porta, ma anche le esclusioni dall'interno, quindi il bambino che viene messo a mangiare nella mensa distante dagli altri bambini, cioè voi vi rendete conto di queste situazioni che vive il bambino stesso prima di tutto, di conseguenza porta a casa e la famiglia. E il problema grave dei genitori contro gli altri genitori, perché poi di questo parliamo, questa idea del gregge, dell'immunità di gregge, della protezione del gregge da parte del, tra virgolette, sacrificio di tutti, ha generato nelle persone l'idea che chi non si vaccina sia chiaramente un approfittatore della situazione, il famoso cittadino che non paga la tassa e che approfitta delle tasse che pagano gli altri. Questa è una frase che veniva detta un po' di anni fa, ma che adesso è stata amplificata in questo contesto. Quindi, tornando alla domanda di Matteo, di che cosa hanno bisogno questi genitori oggi che si pongono in una situazione comunque di, come dire, di volontà di continuare a mantenere questa consapevolezza, volontà di continuare a scegliere la scelta, c'è scritto anche nel vostro blog, è un qualche cosa che uno decide di mettere in campo nel momento in cui decide anche di prendersi un rischio, no? Ma teniamo presente che la scelta, questo lo dobbiamo dire alle famiglie e agli altri genitori, che sono convinti che anche la vaccinazione sia un'opzione
oltre che un dovere, sia anche un qualche cosa che sia valido, e che qua io non sono qua a dire oggi, certamente ho la mia opinione, con Milva la sua opinione, però non possiamo dire a tutti i vaccini sono uno schifo e le altre cose sono buone, cioè noi siamo qui per la libertà di scelta, no? E per libertà. Vorrei dire che chi sceglie di vaccinare e chi sceglie di non vaccinare fa comunque una scelta, ecco, questo è un punto fondamentale. Non è che perché decide di vaccinare, perché lo Stato dice che le vaccinazioni sono obbligatorie, non fa una scelta, perché anche se la scelta la fa qualcun altro per lui, lui comunque porterà sulle sue spalle, porterà dentro ai suoi figli quella scelta, perché comunque lo è, sia che sia obbligatorio sia che non sia obbligatorio. Quindi questo è un primo punto sul quale io vi inviterei a riflettere, e se avete l'occasione poi di parlare con i genitori, dove nascono questi dibattiti, queste contrapposizioni che sono assolutamente, vuol dire, antipatiche è una parola, proprio è un eufemismo, sono situazioni drammatiche a volte, no? Perché proprio i genitori si sentono esclusi in un ambito che è invece un ambito di assoluta inclusione, di assoluta accoglienza. Quindi partire da qui, da questo momento, per escludere è una cosa che è terribile, perché si esclude il bambino prima di tutto di fronte agli altri bambini. Sappiamo come sono i bambini assorbono tutto quello che noi diciamo, quello che noi facciamo. I modelli che vengono proposti oggi, anche credo in determinati, come dire, libricini che vengono distribuiti, ho visto immagini di cose sconvolgenti, insomma, no? E un indottrinamento, noi poi l'abbiamo anche utilizzato in un documento che mettiamo a disposizione dei genitori per presentare alla scuola la richiesta di che questi bambini non vengano indottrinati in questo modo su tematiche così importanti e così delicate come queste. Ecco, vi inviterei a farvi portatori di una, come dire, di un equilibrio quantomeno tra i genitori, spiegando, non spiegando da medici, che non siete medici, non siete avvocati, ma spiegando quello che è dentro di voi, cioè quello che è la vostra, quello che portate voi come insegnanti, cioè la parte culturale, la parte, diciamo, filosofica che sta a monte dell'essere insegnante oggi, no? Quindi accoglienza, quindi rispetto, no discriminazione, perché questo non viene fatto verso nessuno, e all'improvviso non può essere fatto verso i bambini non vaccinati e le loro famiglie. I genitori quindi hanno bisogno di essere incoraggiati, hanno bisogno di prendere coraggio nel loro diritto, nella loro dignità, a porsi per quello che sono. Se hanno fatto questa scelta va rispettata. Sarà un problema loro verso l'azienda sanitaria, sarà un problema loro verso altre istituzioni, ma non nella scuola, dover dimostrare, dover spiegare la loro scelta, dover in qualche maniera nascondersi per questa scelta. Nella scuola no, la scuola è un ambiente appunto di accoglienza, e che non ci venga detto che i bambini non vaccinati sono bambini pericolosi, perché anche qui abbiamo introdotto un concetto che è assolutamente fuori non solo dalla storia ma anche dal mondo scientifico. Allora, se parliamo di rischio, in questo caso si sono utilizzati molto i bambini immunodepressi per portare l'esempio della pericolosità, uso anch'io questa parola ma solo per spiegarmi, dei bambini non vaccinati. Facciamo attenzione che questa è una grande mistificazione che si sta facendo, proprio per il fatto che in questo momento storico, se si voleva essere rigorosi nel dire dobbiamo fare un cambio diciamo di rotta, dobbiamo cambiare marcia, non dovevamo solo pretendere appunto la vaccinazione dei bambini, ma purtroppo anche di voi insegnanti, purtroppo di tutto il personale scolastico, purtroppo di tutte le cassiere del supermercato, purtroppo di tutti quelli che abbiamo intorno a noi. Quindi parliamo di questioni che non hanno fondamento, ma non scientifico, non scomodiamo la scienza, scomodiamo la logica, okay?
Quindi, avendo vissuto questi bambini immunodepressi fino a ieri vicino ai bambini non vaccinati, possono vivere anche domani e dopodomani, quindi non sarà mai un problema. Ma comunque, la si pensi, non deve essere un problema della scuola. Non deve essere un problema della scuola questo. Ecco, io questo lo volevo dire, a rischio anche di essere ripetitivo, ma per dare a voi un messaggio anche di tutela per voi, perché voi non potete essere utilizzati, tra virgolette, perché voi in questo momento siete proprio utilizzati come veicolo, quasi come foste dei vigili urbani all'interno di un incrocio che è quello della scuola, dove c'è un certo traffico normale, perché nella scuola c'è un traffico normale tutti i giorni. Voi non potete dividere a destra e a sinistra bambini vaccinati e non vaccinati, questo non ha assolutamente senso. E non dovete, secondo me, farvi usare in questa maniera. Anche perché, ricordiamoci, non esiste, sembra che oggi esista solo la legge 119, no? Ma esiste un quadro normativo, a partire dalla Costituzione, che è molto ampio, che dà a tutti diritti e doveri ben precisi, che collidono fortemente con la legge 119. Quindi su questi punti occorre che la scuola che accoglie lavori, ma lavori anche spiegando questo lavoro alle famiglie, spiegandolo agli altri insegnanti, proprio per il fatto che diceva Matteo prima, che la scuola che accoglie non può essere connotabile, non può essere ascrivibile a un movimento Novax, qualora questi movimenti Novax esistano, e io dico tra parentesi, e la chiudo subito, anche se esistono hanno tutti il diritto di esistere, perché è un'opinione più o meno fondata, più o meno che fai, questo lo indaghiamo a parte, ma è un diritto di pensarla in questo modo. Io ho diritto di essere Novax, come Freevax, come Provax, come era ieri, come oggi e deve essere domani. Quindi sgombriamo il campo anche a chi ha diritto di pensarla in un certo modo piuttosto che in un altro modo. Ma tornando alla scuola che accoglie, quello che accoglie ha una missione secondo me importantissima, poi parleremo anche nell'aspetto associativo, essere o non essere, che verte proprio verso diciamo la tutela della scuola come sua missione, quindi quello che voi dovete fare e vi proponete di fare e farete anche in maniera evolutiva nel futuro, è quello che invece non dovete assolutamente fare. Non siete un corpo di polizia, non siete dei vigili urbani. Ecco, questo io mi inviterei a dire. Dopodiché i genitori hanno mille ansie oggi, hanno mille preoccupazioni e le vivono in maniera più o meno drammatica a seconda di quello che è il loro grado di consapevolezza. Alcuni genitori sono arrivati a questo grado di consapevolezza perché hanno fatto un cammino, si sono messi alla prova, perché purtroppo per andare oltre un certo livello di paura bisogna mettersi alla prova e superare questa paura in ogni campo, non solo in questo. Qualsiasi iniziativa che noi facciamo da bambini in poi dobbiamo superare delle paure. Qui è stata introdotta una grande paura, la paura della malattia, la paura dell'esclusione, perché è stata utilizzata la scuola in questo caso, ma semplicemente perché non bastava più tentare di convincere con argomenti più o meno scientifici, argomenti più o meno medici, le famiglie che bisognava vaccinare. Si è dovuto per forza mettere un blocco come questo per far sì che attraverso questo ricatto, perché questo è un ricatto bello e buono, le famiglie decidessero in qualche maniera di vaccinare perché non c'era altra possibilità, perché si lavora, quando c'è un lavoro oggi, si lavora, i bambini devono essere accolti nei tempi che sono dedicati al lavoro dei genitori, le famiglie non sono più le famiglie di una volta, con i nonni, con gli zii che possono tenere questi bambini, quindi i bambini bisogna collocarli in qualche maniera e farli accogliere in qualche maniera. Questo è un ricatto. Attraverso questo si intende portare la percentuale delle vaccinazioni sopra il 95% e basta, questo è il punto. La scuola non doveva essere toccata, assolutamente.